Secondo me, lo dico qua, e se mai ritirerò fuori il video più avanti, per me è una trilogia. Ed eccoci alla fattoria. Tutto finito. Abby è scappata. Ellie senza due dita. Andiamo in quella che è la casa adesso. Vabbè, Ellie è ripulita. Ripulita nel senso che non dalla droga, ma da tutto il sangue che ha dovuto versare per andare a provare ad uccidere Abby. Cosa che poi alla fine fortunatamente non ha fatto, perché insomma già Ellie è scesa abbastanza come personaggio nel corso della seconda parte di Last of Us. Si è un po' deumanizzata. Dina è sparita intanto. E figuratevi se avesse ucciso Abby, lì veramente sarebbe troppo caduta come personaggio. Perché The Last of Us, l'ultimo di noi è veramente l'ultimo di noi, perché tutti morti o spariti, Lev, Abby e Ellie, non c'è rimasto veramente più nessuno. Nel primo erano comunque rimasti Ellie, Joel e Tommy. Qua praticamente quasi tutte le persone che si sono presentate di nuovo in questa storia se ne sono andate praticamente. Jesse, Mel, Owen. Tutti partiti, ragazzi. Tutti partiti. Senza due dita la vedo molto dura. Bang. Qua ragazzi, della sto fase parte 2 con un bel flashback di Joel ed Ellie. Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so.
e smettila di tormentare. E 8 chilo gestiva. Banatemi dopo questo. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza, ma so che sarebbe fortunata ad avere te. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Addirittura. Lei che lo guarda come, che cazzo? Sì. È che non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Si vede in giro. Certo. Finito il flashback. Si è un po' pentita di non aver perdonato Joelle. Si vede abbastanza questa cosa. Lascia lì la chitarra. Siamo a titoli di coda, ragazzi.
Ellie se ne va verso un futuro e noi siamo in fondo alla storia. Questo è uno dei videogiochi più belli che abbia mai giocato, ma questo lo sapevamo in partenza. Sicuramente è stato quello più faticoso, perché ho giocato videogiochi molto più complicati, nel senso giochi a cui sinceramente non sono abituato a giocare, che non sono il mio genere, tipo i vari Fortnite, i vari anche sparatutto fantasy tipo Nioh, quegli RPG lì, che non sono assolutamente il mio genere di giochi, mentre invece lo sono questo è il mio genere di giochi, questo Uncharted, Assassin's Creed, a me l'open world action adventure mi piace veramente tanto. Io sono molto di più per il single player più che per il multiplayer, però questo richiede un'energia mentale assurda. Questo gioco ti stanca mentalmente quando lo finisci, e questa è una cosa secondo me positivissima e veramente non scontata. Ragazzi, che dire? Che abbiamo assistito alla storia di Ellie e alla storia di Abby. Un personaggio, Abby, che all'inizio sembrava molto stronzo, insomma, lo giochi. Poi questa uccide il protagonista della prima parte, e non solo, ti ci ritrovi pure a giocare insieme. Però lì capisci il motivo di tutte le sue azioni, capisci i suoi stati d'animo in ogni fottuto dettaglio, e arrivi poi alla conclusione che alla fine non è quel mostro con cui di solito viene dipinta una persona che uccide il protagonista, e soprattutto non è il mostro che Ellie diceva di essere ad Abby. Io credo che oltre a questo non ci sia altro. Verifico, ma non credo. Noi ragazzi usciamo, abbandoniamo. E anche The Last of Us è giunto al termine. The Last of Us parte 2, ma anche la serie, perché perfetto. Questo magari me lo faccio io da solo. E vedete come alla fine della storia la barca è in un altro posto. Quindi vuol dire che Abby è arrivata da qualche parte, che però noi non sappiamo cosa. Potrebbe magari The Last of Us parte 3 essere il punto d'inizio? Può darsi, ragazzi. Non lo sapremo mai. O magari non lo sapremo finché non ci saranno qualche indiscrezioni provenienti dall'alto. Io, ragazzi, vi ringrazio della visione di questa, delle mie live, di questa serie che insomma è partita a settembre 2022, e diciamo è andata leggermente oltre le aspettative, perché doveva finire a giugno 2023, è finita a dicembre perché ho avuto una pausa di 6 mesi tra tutte le cose che avevo, live reaction che vedete sempre sul mio canale e cose varie, Assassin's Creed, poi inizia una nuova serie da gennaio. È stata posticipata, ma alla fine, come sempre, le cose le portiamo a termine. Io vi chiedo un like, un'iscrizione, un supporto, perché appena uscirà qualcosa relativo a The Last of Us, ma a parte 3, noi andremo subito a giocarla. Oltre al fatto, ovviamente, che uscirà The Last of Us parte 2 Remastered per PS5, uscirà a gennaio. Ovviamente, secondo me, non ha senso ripubblicare lo stesso gioco che è finito praticamente 2 settimane prima, ma magari in un futuro potremmo rigiocarcelo, chi lo sa. Da Adri è tutto. Un bacione, un abbraccio. A risentirci. Adesso vi dico cosa succederà. Vi lascerò ad Assassin's Creed fino a gennaio, e da gennaio partiremo con una nuova serie. Da Adri è tutto, bacione, alla prossima. E come ogni videogioco che si rispetti, quando lo finiamo di giocare succede sempre la stessa identica cosa. Elimina. Estraiamo il disco e lo mettiamo nella nostra videoteca, ragazzi. The Last of Us parte 2 è ufficialmente archiviato.